È rimasto nuovamente in silenzio davanti al jeep Peter Polverini, il 24enne di San Giustino Umbro, arrestato lo scorso venerdì con l'accusa di aver ucciso Katia Dello Marino nella notte tra l'11 e il 12 luglio e di averne abbandonato il corpo sul greto del torrente Afra a San Sepolcro. Il giovane nel giorno dell'interrogatorio di garanzia in carcere si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere, proseguendo così nella linea difensiva del primo interrogatorio, quello di venerdì scorso. Alla casa circondariale di Arezzo, oltre al GIP Anna Maria Loprete, e ai legali del 24enne Roberta Blasi e Mario Cherubini, anche il PM Giulia Maggiore, che assieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo e ai militari della tenenza di Sansepolcro, aveva raccolto pesanti indizi di colpevolezza che hanno poi portato all'arresto del 24enne. È molto provato e scosso, pertanto ha preferito rimanere in silenzio. Ecco voi siete fermati con Peter di cosa avete parlato? Beh, per ora soltanto di come stava. Come sta? Molto provato come ho detto. Eh, parlerà a breve? No, questo. Non questo... ah, si può dire, è prematuro. Questo, eh, sì, Qualsiasi sicuramente. cosa è prematura. Anche parlare di un rito, possibile rito abbreviato, insomma, di un no, percorso no, per adesso. È veramente tutto prematuro, come dicevo. Nessuna colpire. strategia si può fare chiaramente. Ecco, avete parlato però di quello che è successo quella notte, quello che è successo in questi due mesi, almeno con voi ha parlato di questo, non possiamo rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Anche perché prima bisognerà vedere e, e valutare anche tutta la documentazione che è in atti, che è copiosa e non, ancora non abbiamo potuto visionarla. Il 24enne è detenuto nel carcere aretino di San Benedetto dallo scorso 16 settembre con l'accusa di omicidio volontario. Nel giorno dell'arresto sarebbe stato proprio Peter Polverini ad accompagnare i carabinieri nel luogo dove era stata abbandonata l'arma del delitto, un martello con il quale si sarebbe accanito sul corpo di Katia e a rilasciare alcune dichiarazioni sulla drammatica vicenda prima di trincerarsi dietro all'assoluto silenzio.